Bella ragazzi, sono Cosfrax ed eccomi tornato con un nuovissimo episodio del Frax Time insieme a Klaus e il buon Dread. Bella. E oggi appunto faremo un video. Ma prima di iniziare questo video lasciate esattamente 10.000 like, non fate gli strozzi, sennò lui ven cula e lui... Li trolla. Ven culo. Dai, possiamo subito passare con le domande, senza indugi e senza inciuci. Allora, la prima domanda ce la fa Matteo Lombardi, che ci chiede Frax. No, aspetta, posso fare una cosa? Francesco Matteo Lombardi, Frax, perché non fai più gameplay? Metti questa domanda nel fac o mi incazzo, sei un grande. Dovevi censurare il nome però. Perché? Così se leggeva la sua domanda e si incazzava uguale. Perché non fai più gameplay? Per il semplice motivo che mo non posso farlo vedere. No. Però praticamente sulla mia parola, da quella parte lì c'è il mio vecchio computer. Guarda, adesso lo prende Klaus. Oddio. Ma sei matto, ma è pieno. Ok, questo era il mio vecchio computer. Era partito carico. Ok. Carico di droga. Ah, ma ci sono gli adesivi, poi devo traslare. E qui sotto invece, sempre sulla mia parola, no. Che ha attaccato. C'è il computer nuovo che mi è arrivato stamattina. Poi ve lo farò vedere comunque. Comunque vi dirò anche le specifiche tecniche in altri video, tanto in altro video. Sei. Sì, tanto non tanto lo so. Non lo so. E quindi adesso finalmente, dato che quel computer si erano rotte le porte USB, che c'era un problema alla scheda madre, mi rifunziona il pezzo di merda, cioè ti vedo d'allarme che... Comunque... Non era una cosa a sorpresa. Sì. E praticamente mi rifunzionano appunto le prese USB e quindi posso registrare finalmente di nuovo con Elgato e viva fluorescenza. Guarda il culo di Dread. E non solo il culo, dai. Raffaele Cristiano, Frax, faresti mai un porno? Bella Frax, sei un cazzo. Eh? Sei un cazzo. Sei un cazzo. Al massimo un pollice. Tu Klaus faresti mai un porno? No, con tu madre. Volendo. Sì, scialla. Scialla. No. No. C'è il cazzetto. No. No. Me lo scopo uguale le fighe, non mi serve il porno. Beh. Bel effetto. No, io sinceramente sì, lo farei. Cioè, mi devono pagare bene, però lo farei. Intendeva porno gay, eh? Io farei un porno. Passivo. Cioè, non mi pare così. Poi Fraxers, insomma. Passivo, però. No, passivo, no. Strapon. Perché lo strapon? Scombols San Salvo. San Sabba. San Salvo. Frax, se un giorno ti dovessi svegliare nel corpo di un altro youtuber, nel corpo di chi ti vorresti svegliare? Bella Frax, sei un mito. Iniziamo questa domanda dal buon Klaus. No, da chi... Non lo so. Se un giorno dovessi svegliare nel corpo di un altro youtuber, Francesco Sole. Non è uno non youtuber. Non lo so sinceramente, perché la vita è bella, quindi carpe diem, come diceva il buon Aristotele. Lo sapevo che diceva Aristotele. Non è Aristotele? Non lo so. Carpe diem, Orazio. Vabbè, perché... Aristotele lo riprende comunque. Dai, comunque dai, su, devi dire un nome di uno youtuber in cui ti vorresti ma svegliare. Italiano o straniero? Youtuber. Youtuber. Quello coi dread, non... Io. No, come si chiama? Ah, ho capito, non Fan for Luis. Ah, ho capito. Luis. Quello là che si gira il mondo. Viaggio. Tipo Human Safari. Io... Volevo fare la battuta, no, beh. Io, sinceramente... Me stesso. Me stesso, perché alla fine, cioè, la vita è una sola e non vale la pena... Non vale la pena, cioè, modificarla. Carpe diem, come dice... Come diceva Francesco... Gianfranchischi. Gianfranceschi. Gianfrancioschi, oh. Gianfrancioschi. No, io... Ma perché ti abbracci i cazzi blu? Puffo di merda. Capelli blu. Ma rispondi. Un nome di un youtuber che vorrei svegliare domani mattina. Ma all'interno. Sbarra. Leonardo De Calli. Perché Leonardo De Calli? Perché ha tante... Ha tante password. Ha tante password. Qui ha una chiave che apre tanti lucchetti. E tu? E io, se mi dovessi svegliare un altro, mi volessi svegliare domani un altro youtuber, mi vorrei svegliare in KSI. E no, mi vorrei svegliare in KSI perché sostanzialmente c'ha una fracca di soldi. Ma cazzo enorme. No. Quello là, cioè calcola che KSI risponderebbe in un suo video, mi vorrei svegliare in Ghost Frax perché è un cazzo enorme. Senza il gods. I'm Tate. Tete. I'm Tete. Come l'hai letto? Tate. I'm Tete. Frax, se avessi l'opportunità di tornare indietro nel tempo e poter cambiare qualcosa, lo faresti? Gods Klaus. Senza perché il gods. Perché sei più a sinistra. Che poi tra l'altro in questo video è a destra. Or dunque, come diceva Aristotele, la vita va vissuta a giornate. Quindi carpe diem sempre. Carpe diem è cogli la giornata d'altronde, no? Sì, quindi io odio il carcere e odio il calcio. Odio il carcere. Cellerino. No, comunque la vita è bella, quindi... Ma se piove si scioglie. No, teoricamente vorrei tornare un po' nel tempo, rivivere certi momenti, però... Ha detto cambiare, non rivivere. Cambiare no, perché... Che il passato non va cambiato... Vabbè, tu Matteo? Io...
tu volevo dire, però a fine non lo creiamo. Io no. Perché? Perché? Perché modifichi una cosa, ammazzi una zanzara 3 anni fa e magari si estinguono i cammelli. Ma infatti non è giusto modificare il passato. Perché lo puoi modificare? Io sì, vorrei modificare il mio passato. E perché? Vorrei tornare esattamente al 16 aprile 2015. E non giocare in mezzo al campo? Esatto, per non rompermi il ginocchio. Non penso che sia... cambiasse così tanto il futuro del mondo per il mio ginocchio, quindi non ti potevo fare far fare i pompini in sedia a rotelle, capito? Però mi potevo far fare, scrivete i commenti se volete fare un pompino se siete fighe. Da Frax e i due non gods è tutto, signori, arriviamo a 10.000 like, commentate qua sotto hashtag Frax con la prossima domanda che andrà domani alle ore 19 e da domani finalmente alle ore 14 riprenderanno gameplay e video vari. Intanto salutiamo anche Dread, che è un tizio di Bloodborne, è un mostro di Bloodborne, Dread, vabbè, così, e Klaus. Sutti ai cazzi!